Allora, siamo qua con Di Blasi Angelo, ex dipendente della Vagoneria. Bene, noi vi abbiamo già seguiti in occasione del vostro arroccamento sul palazzo, a cui vi avevano inizialmente convinti a scendere per quale motivo? Poi però ci avevano fatto delle promesse e queste promesse poi comunque attualmente non sono state ancora mantenute. Logicamente hanno giocato anche sul fatto che comunque il cantiere doveva essere anche chiuso e pertanto eravamo obbligati a scendere a tutti i costi. Comunque partiamo dal presupposto che abbiamo fatto delle proposte, ma ad oggi non c'è ancora nulla. Ci sono anche state degli accordi di reintegrazione di alcune persone in società che però hanno i contratti a scadere? No, allora in poche parole è successo anche questo. In questo periodo, dal 23 dicembre, da quell'atto del cartaceo, poi nei giorni a seguire sono moderato, comunque grazie anche alla trasmissione di Santoro, è iniziato Trenitalia a movimentarsi, visto che comunque siano state create abbastanza... abbiamo fatto emergere delle grosse problematiche che ci sono dentro questo sistema. Automaticamente il buon Moretti, Trenitalia, ha iniziato sul suo sito personale delle news, FS News, iniziando a mandare degli slogan pubblicitari dicendo che comunque sia il personale veniva sistemato, che comunque sia il personale adesso Trenitalia avrebbe dato una ricollocazione e quant'altro. Passato il periodo natalizio, proprio per estemperare tutta questa situazione che era stata creata tramite i media e i giornali, automaticamente siamo arrivati che al 30 di dicembre, qualche giorno prima della fine dell'anno, ha iniziato questa procedura, iniziando a interessare regione per regione, essendo che sono rimaste 4 regioni fuori da questa operazione di reintegro personale, perché e ritornando qui indietro, in poche parole cosa succede? I treni non andando più, cioè non partendo più dalle città principali che può essere Torino, Milano, Venezia e la Sicilia, automaticamente ormai Trenitalia ha attestato i treni che partono o da Roma o da Bologna. Pertanto escludendo queste città importanti, automaticamente il personale di queste città sono state lasciate a casa. Ora cosa succede? Queste città, logicamente, le regioni che fanno queste città che fanno parte di queste regioni, cioè Piemonte, Lombardia, Veneto, automaticamente Trenitalia ha demandato a tutte le regioni di trovare una ricollocazione. Sì che lei di mezzo ha cercato di trovare una soluzione, nel senso che la soluzione furbastra del nostro Moretti è stata quella di darci in mano aziende che stanno già chiudendo in appalto, perché lui prevede di metterci noi in appalto, perciò tenta di distruggere, di staccarci uno con l'altro, perciò inizia a metterci magari un tot in un'azienda, un tot in un'altra azienda, un tot in un'altra azienda, perciò ci sta cercando di distruggere la forza, ma allo stesso tempo non si è reso conto che comunque noi siamo andati a fare le ricerche di queste aziende e abbiamo scoperto che sono aziende che sono già in crisi o prossime alla crisi, perché o lui gli toglierà la gara d'appalto o perché comunque c'è già problemi all'interno, pertanto lui sta tentando di buttarci dentro in aziende che sono già mezze con problemi che poi usciranno nei prossimi mesi. Ma questa Otello cosa sarebbe? Ecco, Otello, questa è una buona domanda. Otello, in poche parole, non è altro che in questi anni il nostro Moretti, il nostro Di Moretti di Trenitalia, cosa ha combinato? Studiandosi che i servizi notte che non funzionano, no? Perché ha sempre sbandierato questa situazione sia a livello nazionale che internazionale, si è inventato adesso la nuova società insieme a Veolia, che è una società francese, dove in Francia gestisce servizi di acqua, fognature, turismo e quant'altro, una società abbastanza grande in Francia. Si sono fatti una bella società tra loro, che l'hanno chiamato Otello, presumo, comunque sia, adesso non so se è la società che si chiama Otello o perché ha dato il nome ai treni Otello. Comunque, i treni, sulle fiancate dei treni sono state riverniciate, risistemate, messe le fasce scritto Otello, però le vetture sono italiane, infatti hanno il numero matricola italiana, però il personale è stato assunto tutto a Parigi. Pertanto cosa ci ritroviamo? Che noi abbiamo delle vetture italiane, dove i servizi pubblici italiani nostri, che sono state ristrutturate queste vetture negli anni passati, adesso sono state solamente date una pulita e girate a una ditta francese, con società tra Trenitalia e questa Veolia.
Beh, ma allora tutti questi vagoni che vengono abbandonati, che fine fanno? Guarda, intanto sono soldi pubblici che sono stati buttati lì da questi anni, perché comunque dal 2004, 2003-2004 comunque abbiamo avuto un cambiamento di cuccette, perciò Trenitalia aveva investito sulle cuccette, sui servizi notte, facendo nuove cuccette che si chiamavano T4 Comfort. E nel suo tempo, comunque in questi anni, in questi 10 anni, chiamiamo, Trenitalia aveva anche iniziato a fare nuove carrozze letto, perciò soprattutto in questi ultimi 2 anni ci sono state fatte le carrozze letto vecchie, erano state, loro le chiamano rivampizzate, perciò automaticamente rifatte, sistemate, rimesse a posto per l'utenza. In questi anni comunque sia sono state spese dei soldi pubblici, ma per poi oggi andare a trovare tutte abbandonate. E queste vetture le possiamo trovare nei parchi di Milano, di Roma, di Torino, adesso non so se verso le Sicilie c'è qualcosa. Comunque queste vetture sono lì. Anche perché stiamo parlando di vetture che hanno dei costi dal 500.000 di euro in su. Sì, non ho una quantificazione reale del costo di questi treni, queste vetture, però comunque sono soldi sicuramente, cioè non con poco, le rifai, le rimetti a posto, comunque sia, gli togli tutto dentro, le rimetti nuovo e rifai di nuovo tutto nuovo, perciò sicuramente sono dei costi. Certo, quindi possiamo immaginare che ci siano alcune decine di milioni di euro in giro. Sicuro. Buttati solamente attualmente abbandonate, probabilmente saccheggiate da... Potrebbe essere anche saccheggiate, però consideriamo che un mezzo abbandonato, come se fosse un'auto che viene presa e messa sulla strada, a lungo termine queste vetture vanno in decadimento, perciò automaticamente il deterioramento influisce sicuramente, che un giorno anche qualsiasi persona volesse venire qui e prendersi queste vetture e rimetterle in circolazione, comunque avrà un grosso costo per rimetterla a posto, perché comunque non sono più vetture funzionanti, perché le vetture funzionanti in qualsiasi maniera, qualsiasi problema che c'era nel percorso del viaggio si riusciva anche a tamponare immediatamente, invece adesso abbandonate lì bisogna di nuovo rimandarle a fare i controlli di sicurezza e quant'altro. Beh, secondo i giornali sembrerebbe che ci fossero delle avvisaglie già da alcuni mesi di questa situazione. Sì, questi sono mesi, ma in realtà se dobbiamo tornare indietro di qualche anno. Partiamo intanto dal presupposto che qualche anno fa anche il buon Moretti aveva già dichiarato che i servizi notti li voleva chiudere, perciò su tutte le testate giornalistiche più importanti nazionali e anche sulle trasmissioni si riesce anche a ritrovare queste operazioni. Cioè, in poche parole, cosa succede? Che da qualche anno Trenitalia ha iniziato a bloccare le prenotazioni e poi ha iniziato comunque a cercare di mandare in giro treni sporchi o treni con problemi, dove la gente iniziava comunque a lamentarsi, che pur lamentandosi comunque continuava a prendere questi servizi. Intanto lui cercava di far stufare la gente, però visto che questa gente non si riusciva a stufare, perché comunque la gente di questi servizi ne ha bisogno, perché sono servizi socialmente utili, pertanto automaticamente la gente serve alla gente del popolo, non serve alla gente che ha i soldi, che può viaggiare in aereo, può viaggiare con altri mezzi. Perciò automaticamente lui ha tentato di fare queste operazioni, intanto facendo partire le vetture rotte, facendo partire le vetture sporche, poi bloccando le prenotazioni, perciò non si poteva prenotare, e poi alla fine comunque sia, visto che in questo ultimo periodo, non riuscendo a ottenere quello che voleva, perché sì che un po' la gente l'aveva fatta iniziare a rallentare, a venire sui treni perché si era un po' stufata di queste problematiche, è arrivato al punto tale che comunque ha iniziato a fargli a settembre, a fargli cambiare anche il percorso, perché una volta questi treni qua che andavano per le Sicilie passavano e toccavano la regione oltre il Piemonte, la Liguria, la Toscana, il Lazio. Tra l'altro erano tratte dove c'era molta utenza che in alcuni casi mi raccontano che veniva addirittura lasciata giù dei treni perché non c'era la... Certo, perché poi queste regioni qua, soprattutto la Liguria, non dimentichiamoci che è importante Genova per il centro ospedaliero del Gaslini, che serve ai bambini, ed è uno dei centri più importanti in Italia. E non vi immaginate quanti ragazzi abbiamo portato in tutti questi anni proprio in funzione al Gaslini.
e pur calcolando che qualche anno fa, se non vado errato nel 2009 o 2008, adesso non circa queste date qua, questi treni arrivavano al mattino prestissimo, erano da anni che viaggiavano questi treni dalle Sicilie che venivano verso Torino, fatti apposta perché almeno entro le 7 la gente era a Genova Brignole e poteva scendere e portare i ragazzi al Gaslini, perché gli orari erano idilliaci per poter fare qualsiasi esame, qualsiasi operazione. Invece adesso ci siamo ritrovati che poi intanto è iniziato a modificare le tracce orarie, perciò iniziava a non arrivare più a un orario consentito per fare questi esami, ma si iniziava ad arrivare alle 9 del mattino, cioè già è un orario che comunque sia si perdeva del tempo, allora già qualcuno ha dovuto obbligatoriamente iniziare a muoversi diversamente, perché se doveva stare dentro certi orari non poteva più prendere questi treni, anche se comunque qualcuno continuava a viaggiare, perché non tutti dovevano fare solo esami, poi c'erano anche quelli che venivano a fare controlli e quant'altro, perciò non c'era bisogno di stare dentro certi orari. Però a parte questa cosa qua, queste regioni importanti sono state tagliate fuori da settembre del 2011 apposta, in maniera tale che così almeno tutta l'utenza che avevamo in Liguria e in Toscana intanto l'abbiamo lasciata a casa, l'abbiamo lasciata a piedi, e faceva passare il treno su tracce che già passavano il Milano, il Venezia, perciò erano diventati tre treni uguali, identici, sulla stessa traiettoria, con le stesse fermate. Pertanto logicamente i treni non servivano, cioè iniziavano a esservi, i viaggiatori iniziavano ad essercene meno, perché c'era solo l'utenza piemontese. Pur vedendo che l'utenza piemontese continuava a prendere, perciò dava ancora fastidio a questa operazione, alla fine si è inventato di chiuderli, di toglierli di mezzo in tutti i sensi. Quindi c'è stata una sorta di induzione alla... C'è stata una sorta di esclusione di treni, cioè da che questi treni dovevano essere in una certa maniera, l'abbiamo iniziato a distruggere, l'abbiamo iniziato a... fino a che era l'eliminazione totale di questi treni, dicendo che ormai i treni non servivano più perché non erano più produttivi, quando invece in realtà la produttività c'era se le cose rimanevano come erano, però questa produttività bisognava lesionarla. Che si sappia, non c'è stato neanche un tentativo di dare questo business del settore notte a dei privati, visto che Trenitalia non lo vuole più? Ma c'è stata un'azienda, la Arena Way, che aveva lanciato l'ipotesi di essere interessata a fare servizi notte, però sapete benissimo che Arena Way, grazie a Trenitalia, è stata un pochino fatta fuori, diciamo, in gergo proprio papare, e pertanto ha tentato di farla fallire. Ora sinceramente altre aziende che possano entrare sul mercato, visto che Arena Way sta di nuovo ritornando, non lo so se sarebbe ancora interessato o altre aziende sono interessate a fare questo progetto.